Ma che modi? La prego, mi aiuti lei. No. Mi aiuti lei. No, no, mi lasci. Aiuti. No, no, via qua, è mia. Ferro. No, no, non avete il diritto di... Fatemi passare. Ma come mi permette? Fermatelo. No, fermatelo. No, no, restate dove siete. Nessuno tenti di avvicinarsi. Guerrero, lei deve ascoltarmi. Ha capito? Guerrero, a terra sanno tutto di lei. La sua assicurazione non è più valida. È annullata, non vale più niente. Nessuno l'ha mai fatta franca con storie come queste. Nessuno ha mai riscosso un centesimo. Così non aiuta la sua famiglia, anzi farà soltanto del male. Si sarà ucciso per niente se fa scoppiare quella bomba, l'avverto. Restate dove siete! La sua famiglia subirà le conseguenze del suo gesto. Mi dia retta, pensi a quello che fa. Guerrero, faccia sedere questa gente e parliamone. Le prometto che finché non lo dirà lei, nessuno si avvicinerà. Seduti, per favore. Guerrero, ormai lo sa che ha fallito. Se vuole aiutare la sua famiglia, deve darmi quella valigetta. Me la dia. Se lo fa, le prometto che qui nessuno le farà del male. Lo prenda una bomba! Una bomba! Fermatelo! Maschere di ossigeno! Mayday! Mayday! Global 2, decompressione rapida a bordo. Discesa di emergenza. Richiesta 10.000 piedi. Ricevuto, scendete a 10.000 piedi. Comunicate vostre decisioni. Global 2, Toronto Center. Stiamo livellando a 10.000 piedi. Ritorniamo su prua 270. Abbiamo danni dovuti a un'esplosione, non ancora controllati. Dai riscaldamento massimo. Ti rispondono i comandi? Gli stabilizzatori no, il timone di profondità è un po' duro, ma almeno non abbiamo perso la coda. Dove la fate esplodere? Nella toilette di destra. Va a controllare i danni, informami con l'interfono. Secondo la lista ci sono 3 medici a bordo. Speriamo che non siano dentisti. Forse si danno già da fare e cercano gente che possa aiutarli.